Allora Alberto, questo sembra che in Italia non si parli altro che di immigrazioni, barconi, dove vanno i porti aperti, i porti chiusi, il ministro dell'Interno che è da tutte le parti, a tutte le ore. Io così sono vivo in un paese dove metà della popolazione è immigrata, metà della popolazione è residente. Ho vissuto a Dubai, dove il 90% addirittura della popolazione è immigrata. Insomma, i cittadini emiratini che vivono a Dubai saranno sì e no l'8% della popolazione. Quindi, diciamo, seguo queste vicende, non dico con scetticismo, però mi sembra che si coaguli in questo fenomeno, tutta una serie di problemi atavici nel nostro paese, la mancanza di programmazione, la mancanza di capacità di gestire fenomeni complessi, la mancanza di un quadro chiaro dal punto di vista giuridico in cui operare, eccetera, eccetera. Tu come la vedi? Tu che magari vivi più tempo di me in Italia, come senti questo fenomeno? Come lo affronteresti? Insomma, che idea ti sei fatta? È un fenomeno molto importante perché cioè, la diversità dà fastidio alla gente, c'è poco da fare. Questo è il E poi ho l'impressione che non si tratti di un fenomeno temporaneo, mentre sulla Siria potevi pensare, vabbè, c'è la guerra, ci sono i rifugiati, poveretti e compagnia. No, qui è proprio. Lo vedo un po' epocale, no? Cioè, diversa demografia, si sono aperte queste barriere sul Nord Africa che una volta erano chiuse, quindi non si sa come rimarginare. Si è aperto questo fronte sulla Libia, grandi diseguaglianze, la globalizzazione, per cui la gente si informa molto rapidamente, si riesce rapidamente a organizzare un meccanismo, a portare centinaia di migliaia, forse milioni di persone in Europa. Io lo vedo un problema da gestire, perché sta determinando, cioè è la causa del Brexit, è la causa Questo. principale, sì, vedi come sta squassando. Non è bello vedere in Germania la destra che prende il 16%, la destra tedesca non è bella. È una cosa che sta spaccando l'Europa, vedi il discorso con Visegrad e compagnia. Cioè, questo discorso dell'immigrazione è un discorso pesante, un discorso che va gestito. Perché anche se noi diciamo che non va gestito, però la maggioranza delle persone, degli europei, la maggioranza degli italiani ritengono che vada gestito. No, questo è in dubbio, cioè l'idea di mettere la testa sotto la sabbia e dire ah no, questo è un problema di razzismo, cioè, non è una risposta intelligente. Ma no, tutti quelli che dicono, ma no. Poi sì, possono dirlo, però, capito? Poi dopo tutti quelli che dicono, ma no, prendiamoli, come si fa a lasciare? Sì, ho capito, però poi alla fine viene Trump in America, viene Duterte nelle Filippine, cioè voglio dire, alla fine poi sono costretti a stare zitti dopo un po', no? Per cui vedo che sia inevitabile, è un fatto epocale a cui bisogna dare una risposta. Non è anche semplicistico dire, ma sì, ma poi questi ci pagheranno le pensioni. Sì, ci pagheranno le pensioni, quando lavoreranno, se lavoreranno, capito? Però noi poi siamo particolarmente sfortunati perché l'immigrazione dall'Africa, dal Nord Africa, non è l'immigrazione più ambita. Cioè l'immigrazione messicana, l'immigrazione da Sri Lanka, dal Bangladesh o dall'India è molto più ambita. Perché Sì, ma sai, non, questo diciamo così è un po' dipende, non lo so, la differenza tra un cingalese, un messicano e uno zambiano, dipende ah, no, se. no, sono molto diverse, sì, ma sono culture etiche, sono culture diverse, cioè si integrano più facilmente, cioè si riescono,
cioè, non lo so cosa sarebbe l'America senza i messicani. I messicani sono fantastici, sudamericani, sono gentili, sono carini, fanno tutti i lavori più importanti, ma non sta mica in piedi questo paese senza i messicani. Ma questo è vero, ma è vero anche, non so, in Italia 10.000 negozi saranno di pakistani o cingalesi o indiani, quindi... È fantastico, beh, si integrano, li gestiscono, entrano nel commercio, lavorano la notte, tengono i negozi aperti, cioè, hanno capacità imprenditoriali. Oh, tieni presente cosa sono gli indiani, sai, sono veramente, sono altri livelli. Oh, ragazzi, ne ha presente che Bangladesh è una tigre adesso, fa 8-9% all'anno. Lo so. Un settore tecnico pazzesco. Sì, invece l'Africa è... Cioè, veramente sono un po' i più disgraziati del mondo. Per cui poi vanno educati, vanno nutriti, vanno alloggiati, vanno curati. Non abbiamo le risorse. Ha chiuso le frontiere un paese come la Svezia. Cioè, perché anche i paesi nordici non hanno più le risorse. O li prendi, il discorso che fanno, se li prendi, devi essere in grado di curarli, nutrirli, alloggiarli, istruirli. Ma chi ce li ha? Diciamo, è questa capacità che oggi manca. Quando dicevo, sai, l'Italia non è un paese capace di affrontare fenomeni complessi, è un po' questo che manca oggi in Italia, proprio dal momento in cui arrivano in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo sulle nostre cose, nei nostri porti, poi comincia un percorso molto... Abbiamo ancora i terremotati del Belice, capito? Esatto, cioè, quindi... Lasciamo perdere, capito? Non siamo riusciti a mettere a casa quelli, voi che integriamo centinaia di migliaia di... Poi lo vedi anche tu, poi dopo si forma tutta sta roba, tutto il business dell'immigrazione, capito? Diventa una lobby tra malavita e tutto, viene fuori un altro cancro pazzesco, come se non... Per cui sono abbastanza favorevole a chi la vuole contenere, limitare, gestire, e sono abbastanza critico dei bonisti che non dà nessuna soluzione. Quello dei decreti, cioè noi abbiamo la Bossi Fini, insomma, è la legge che in teoria dovrebbe offrire il quadro regolamentare, il quadro giuridico per gestire questo fenomeno. Però dal 2011, se non mi sbaglio, il decreto flussi, cioè il numero di immigrati irregolari che vengono accettati in Italia ogni anno, questo decreto flussi, non viene emesso, quindi praticamente l'immigrazione legale oggi in Italia è bloccata. E questo, se magari si riaprisse quel canale, forse un minimo di ordine, un minimo di criterio si potrebbe riuscire a imporre. Un'altra questione, per esempio, qui nei paesi del Golfo sono le agenzie che vanno a cercarsi lavoratori in India, nel Nepal, in Bangladesh. Oh, fantastico, Fabio, ti fermo subito. Qui allora si cambia discorso, perché è fantastico. Adesso raccontaci come funziona nel Golfo, però prima che tu inizi, diciamo, adesso tu racconti un altro film. Cioè, sì, racconti, completamente diverso. È interessantissimo. Ma perché poi alla fine non è che siano cose straordinariamente difficili. Sono sistemi che in vigore da decenni. Sostanzialmente, quando un'impresa ha bisogno di un lavoratore, di un professionista, che sia un ingegnere, un contabile, un medico, eccetera, eccetera, si rivolge a un'agenzia oppure, per le posizioni apicali ovviamente, mette un annuncio sul giornale, per le posizioni, diciamo, da blue collar, quindi da lavoratore manuale, si rivolge a un'agenzia, questa agenzia trova le persone adatte nei paesi in cui opera,
l'azienda paga una tassa di sono 400 gradi, cioè un migliaio di euro per ottenere il visto, e poi il lavoratore arriva, l'azienda deve fornirgli vitto e alloggio, quindi non ci sono senza tetto, non c'è gente che vive nelle strade, nelle stazioni, nelle baraccopoli, eccetera, eccetera. Gli deve pagare lo stipendio su un conto corrente che lo Stato controlla. Prima ci sono stati, insomma, nel passato c'erano abusi, le imprese non pagavano, pagavano in ritardo. Invece adesso questo problema è stata data una soluzione. E quindi più o meno il sistema funziona in modo molto efficiente, non ci sono problemi. Poi ogni tanto sicuramente c'è l'immigrato clandestino, c'è chi quando il visto scade non riparte, ma sono fenomeni abbastanza... Stai parlando dei paesi del Golfo tu, eh? Sto parlando dei paesi del Golfo, ma sto parlando di paesi... Non so, come l'Arabia Saudita, sto parlando di paesi come l'Oman, che non è che siano molto ma molto più organizzati dell'Italia, comunque non hanno capacità amministrative di gestione straordinariamente diverse da quelle che potremmo arrivare. In teoria è una sticella a cui potremmo arrivare. Ma direi proprio di sì, insomma non si sta parlando di mandare una missione su Marte, sono cose che esistono, basterebbe spedire qualcuno a studiare come funziona, e non penso che ci siano difficoltà soverchie. Poi, chiaro che se tu hai un'immigrazione legale, il problema dell'immigrazione clandestina diventa probabilmente più facile da gestire. E sì, il discorso dei barconi, dei disperati, dei profughi è un problema... È un problema decisamente destinato a durare nel tempo, però quando cominci a instaurare un sistema che funziona ragionevolmente bene, che impedisce o che evita quantomeno che gli immigrati clandestini o entrati illegalmente o che sono stati espulsi e non se ne sono andati, girano per le città spacciando, facendo piccoli furti e creando problemi alla gente comune. Allora, se tu riesci a evitare tutto questo, chiaramente la miccia politica che ha fatto esplodere il problema della destra tedesca, del sovranismo, di Trump, eccetera, eccetera, comincia essere decisa. Sì, Fabio, però lì nel Golfo sono pochissime persone locali e moltissimi immigrati, il rapporto è completamente ribaltato, no? Ma guarda che questo dovrebbe essere, diciamo così, un problema aggiuntivo, nel senso che per un paese piccolo gestire una massa enorme di immigrati in teoria è più difficile che per un paese di 60 milioni di persone gestire, non lo so, 200.000 arrivi l'anno. Come sono le leggi per la gestione degli immigrati? Ma guarda, in realtà è abbastanza, funziona tutto in un modo, vuol dire, non particolarmente strano. Io personalmente il visto l'ho avuto prima di arrivare, stato spedito. Capito? Mi è stato spedito via mail, sono arrivato all'aeroporto, hanno messo un timbro, hanno detto benvenuto. Se uno arriva irregolare, lascia stare, se uno arriva irregolare, se un immigrato crea problemi, compagnia. Viene rispedito a casa, se crea problemi gravi viene messo in prigione ovviamente, ma questo è normale. Se diciamo sta quando scade il visto non se ne va, diventa clandestino, non è un fenomeno molto diffuso, sarà qualche migliaio di persone, adesso non ho le statistiche precise, ma insomma è un fenomeno, se lo beccano lo rimandano a casa, non è
è una cosa molto, cioè, non è una cosa che crea soverchi problemi, perché essendo limitato è un fenomeno gestibile. Chiaramente se uno ha un problema di centinaia di migliaia di persone, se fa accumulare un problema che poi coinvolge centinaia di migliaia di persone, questo diventa ingestibile. Voglia Raffaellina dire che rimpatria 600.000... Sai, ma comunque noi abbiamo avuto dei flussi che negli ultimi anni adesso sono un po' calati, ma non... No, quello secondo me con il tappo che hanno, tra virgolette, messo in Libia e l'idea che non è più così facile mandare i barconi e poi bloccare e poi trovare una nave, che sia la Guardia Costiera, che sia la ONG, che sia quello che sia, che ti porta a destinazione, quello dopo un po' inizierà a scoraggiare, anche perché, sai, l'informazione nei paesi di origine, dove vanno a reclutare, dove questi trafficanti di esseri umani vanno a trovare i potenziali clienti, poi se non possono raccontare la balla una volta, la possono raccontare due volte, alla terza volta nessuno ci crede, quindi l'informazione, per quanto diciamo ci possa mettere tempo ad arrivare, a un certo punto arriva, se le probabilità di successo, diciamo, del viaggio della speranza declinano, quello avrà un impatto. Quindi tu dai per scontato che è giusto far abbassare le probabilità di entrare. Quindi tu dai per scontato che una limitazione, cioè, tu la dai per scontata questa. Non, ma diciamo che è una cosa su cui c'è poco da discutere. L'Africa oggi ha 500... Io lo penso uguale, ossia non, poi si tratterà di discutere le modalità, ok, ma che sia necessario controllare il flusso, che sia necessario scoraggiarlo, che sia necessario alzare, far sì che si alzino i prezzi del trasferimento, per cui si abbassano i volumi, e che poco si possa contare sull'Europa, mi sembra che siano fatti. Ma io, diciamo così, l'atteggiamento dell'Europa da osservatore esterno spazionato mi sembra un atteggiamento, sì, sicuramente egoista, sicuramente, però abbastanza chiaro. Loro dicono il problema delle frontiere è il vostro. Del resto, quando arrivavano i barconi dall'Albania, io non ricordo che ci fosse il coinvolgimento dell'Europa. Mi sbaglio? Sì, è il nostro, per cui non ci critichino se capito? Però che non ci vengono a dare lezioni di diritti civili, no, casi altri, capito? Cioè, è il nostro. Ma quelli teatrino politico, voglio dire, anche in Germania, in Francia, poi il politicante si mostra buonista, se vogliamo, si picca di impartire lezioncine di morale ad altri, però insomma la verità è che se è un atteggiamento egoista, è un atteggiamento che non si inserisce, come dire, nello spirito di Schengen, però a me sembra che i paesi che poi hanno avuto i problemi più grossi, sono stati l'Italia e la Grecia, sono stati pure quei paesi che hanno adottato la politica più morbida. La Spagna, che pure è sulla linea del fronte di questo fenomeno, Cipro, che è dalla Siria è 10 volte più facile raggiungere Cipro, che sta a 3 ore di barca dal Libano, piuttosto che raggiungere la Libia e poi l'Italia, o passare attraverso la Turchia e la rotta balcanica. Quindi il non detto in tutta questa faccenda da parte di Francia, paesi nordici, Germania, quello che sia, è
siete voi che siete in prima linea a dover a dovervi assumere la responsabilità in prima persona. E in Italia questo è un discorso che non molti vogliono sentire. Beh, però i soldi della comunità vanno a Erdogan perché blocchi i siriani, ma io non vedo altrettanti soldi che vadano in Libia per bloccare i nordafricani che vengono qui, perché i siriani vanno dalla Grecia, vanno in Germania. Sì, questo è male. Poi onestamente, ossia, il problema dell'Africa è epocale. Questa gente si vede star bene, loro sta male, ed è ovvio che vengono su. Come si dovrebbe rispondere? Con un enorme piano Marshall, spendendo, non so, 30 miliardi di euro all'anno in Africa per nutrire questa gente, ma che uno abbia fatto una proposta? Ossia, esiste un leader europeo che si è sognato di dire beh, tassiamoci un po' di più per farli vivere meglio là? Ma sai, è un continente, è questo il modo di essere? Io capisco fermarli, però nell'emergenza, però, capito, facciamo un... Ma che nessuno abbia avuto il coraggio di mettere due cifre, nero su bianco, quattro soldi. Questa è una cosa vergognosa. E poi ti dico di più. E se anche lo facessimo, finiremmo per litigare sui soldi, per rubarlo. L'Europa è una barzelletta, Fabio. L'Europa è una barzelletta. Sai, questo è un problema. Oggi l'Africa ha 500 milioni di abitanti. Nel 2050 arriverà a 2 miliardi. Hai voglia piano marcia? Quindi questo è il dato. No, ma il problema dell'Africa, poi tra l'altro, è un problema di governance, perché prendi un paese, faccio per esempio il Mozambico, o l'Angola. Qui si hanno terre arabili fertilissime di estensioni pazzesche, cioè milioni di ettari. Non si riescono a coltivare in modo efficiente perché non esistono le ferrovie che portano le derrate e i raccolti e non migliorerà mai. Cioè non migliorerà mai. Quelli che stanno facendo il lavoro, diciamo, sulle infrastrutture, oggi come oggi sono i cinesi, gli unici che stanno effettivamente impegnando soldi seri in una serie di paesi, soprattutto nell'Africa orientale, ma in generale dappertutto, proprio per costruire queste infrastrutture. E io sono... Guarda, nel momento in cui si decidesse il piano Marshall, stai sicuro che verrebbe fuori sul piano politico la critica di dire: ah, ma come andiamo a fare il piano Marshall in Africa e abbiamo gli italiani con 500 euro al mese che non vivono, chi non ha casa, chi non è qui. Quindi anche allora a quel punto lì sarà l'immigrazione, sarà una minaccia, un problema irrisolvibile negli anni, ossia, sarà sotto varie forme, ma poi un domani si apre il fronte dell'Algeria, poi si apre il fronte del Marocco, poi si apre il fronte dell'Egitto, capito? Perché adesso la Libia è aperta, ma non possono essere altri. Se vogliamo creare un minimo di equilibrio, io non so se è facile integrarli e ospitarli tutti qua, ma aiutarli dove sono. No, quello... Allo sviluppo dell'Africa ci credo, dopo tanti anni, ci credo in modo molto relativo. Ma oddio, delle cose stanno venendo fuori, Non è... Io negli ultimi 10-15 anni, un po' perché c'è stato il boom delle commodities, un po' perché sono arrivati i cinesi, un po' perché poi piano piano anche lì è cominciata ad arrivare qualche miglioramento. Per esempio l'Africa ha le migliori infrastrutture di mobile payments, cioè di pagamenti attraverso i telefonini.
no? È successo un po' quello che è successo in India, che sono passati dal piccione viaggiatore al Pax, no? Sì, certo. E quindi hanno saltato alcune fasi nello sviluppo, e in diversi paesi, insomma, comincia a vedere Uganda, Eritrea, la stessa Tunisia, il Marocco ha fatto dei progressi incredibili. Insomma, io sono stato di recente, mancavo dagli anni 80, è irriconoscibile. La crescita media è al 6% dell'Africa, poi devi scontare una crescita demografica importante, per cui a livello pro capite sarà una mezza la crescita demografica, cioè alla fine in termini reali forse c'è una crescita pro capite al 4 e al 5, che è poco perché partono da niente, no? Però comunque dovrebbero stare, nel giro di 10 anni dovrebbero stare meglio di prima. Il problema è che ci sono un po' solo quelle zone subsahariane che sono quelle maggiormente colpite dall'effetto serra, dalla mancanza di acqua e compagnia. E poi comunque, nella misura in cui ci sono questi mezzi di comunicazione, sta gente qui, se può, viene qua. Sì, sai, anche in Cina, se vai a guardare quant'è la percentuale della popolazione, cioè su 1.2 miliardi di cinesi, quanti sono quelli che hanno un tenore di vita Due o 300 vagamente descrivibile come classe media occidentale? 200 milioni? Ma 200-300, 600 sono ancora poverissimi. Esatto. Infatti, quindi la Cina si autoconsidera una nazione in via di sviluppo, non vuole autoconsiderarsi un paese sviluppato. In effetti, nella campagna ci sono delle sacche di povertà straordinarie, sacche di ricchezza, ma anche di povertà. No, ma quello che voglio dire è che quindi lo sviluppo non è omogeneo, non fiorisce sviluppo su un territorio vasto, comincia a manifestarsi in alcuni punti che sono di solito le aree urbane o le aree che per qualche motivo hanno migliori linee di comunicazione, e poi piano piano si estende al resto del paese, al resto del continente. Quindi anche lì dovremmo, non è che possiamo pensare che nel giro di 10 anni piano Marshall o non piano Marshall tutta l'Africa diventa come l'Austria però dobbiamo sperare che diventi un po' come le zone più sviluppate dell'India. Sarebbe già qualcosa. La mia idea è proprio quella, almeno di nutrirli per evitare che più o meno ci siamo di essere in grado di nutrirli delle fasce per contenere nelle zone più povere, per contenere questa ondata, questo minimo. Non ho neanche obiettivi ambiziosi di dire creiamo delle istituzioni politiche, facciamo l'infrastruttura, perché non saremo in grado. Ci riescono i cinesi, perché i cinesi vanno lì e le fanno loro. Ma noi europei, noi andiamo lì lunedì, vogliamo entrare a casa venerdì, diamo i soldi a loro che le buttano tutti al cesso, capito? Cioè, non... Assolutamente. No, ma anche quando riescono a fare qualche cosa poi non riescono a mantenerla, questo no, è il... quello direi il problema. Ah, non c'è più, però insomma, ma tutto per dire che sarebbe tutto risolvibile in modo civile se l'Europa fosse una roba che sta insieme, però non vedi com'è dilaniata da rivalità, contraddizioni. Io sono molto ma anche sulle politiche economiche, cioè non c'è niente su cui ci si riesca a mettere d'accordo, no? Ma sono fasi di passaggio, le fasi di passaggio sono sempre così, non hanno mai un... Cioè, è chiaro che questa Europa, l'euro sostanzialmente, è stato concepito per omogeneizzare comportamenti e politiche economiche, e sostanzialmente, diciamo, nella visione ottimistica, i paesi meno virtuosi dovevano diventare un po' più simili alla Germania, e questo non è successo. Però non è successo per una serie di motivi, inutile stare a resa di langa. Però rimane il fatto che questo
questa, se vuoi, camicia di forza, quest'alveo entro cui sono state incuneate e incanalate le politiche economiche, ha retto. E quindi adesso, torto collo, con crisi politiche, col referendum di Tsipras, Che ore sono lì? Sono le 11 meno 20. No. Ah già, è vero, non è tanto tardi, perché sono 8 da me, quindi sì, certo. Già. No, perché io sai cosa? Sull'Europa ti mando a nanna. Perché adesso ho fatto già immigrazione in Italia, poi immigrazione in Medio Oriente, sull'Europa lo facciamo alla prossima. Va benissimo, d'accordo Alberto, va bene. Ciao Fabio, un abbraccio. Un abbraccio e ci sentiamo prossimo.